tre istituzioni pubbliche, la Fraternità dei Laici, la Misericordia di Arezzo e le farmacie comunali, si sono unite in un progetto: raccogliere i farmaci e materiale sanitario e inviarlo poi ogni settimana in Polonia, vicino al confine con l'Ucraina. Ad Arezzo così l'Unione fa davvero la forza per portare un supporto alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Abbiamo raccolto tante donazioni, però questo dei farmaci costituisce un punto qualificante. Un'iniziativa solidale, quella delle tre realtà cittadine, che rappresenta anche una risposta concreta all'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che più volte ha evidenziato la difficoltà nel reperire prodotti sanitari di prima necessità. È un progetto che abbiamo già realizzato, il primo viaggio è già partito. I farmaci principali, voi capite che salta tutto senza i farmaci. E le terapie non vengono effettuate, quindi ci sono alcuni farmaci in particolare, per esempio per il controllo della pressione arteriosa, per l'insulina, gli antidiabetici orali e poi tutto il materiale per la medicazione, per l'aspetto igienico, femminile, un mondo che noi possiamo guardare con un certo distacco, ma che in una situazione di emergenza come la guerra costituiscono veramente una necessità primaria. Un'iniziativa alla quale adesso può aderire anche tutta la cittadinanza. Coloro che desiderano possono recarsi anche alle farmacie comunali qui di Arezzo e poi noi come Misericordia provvederemo a creare quel convoglio che ogni settimana parte dall'Italia, perché noi siamo nel sistema delle misericordie italiane, e con un tir parte e va in Polonia vicino al confine con l'Ucraina. Anche la Fraternità dei Laici ha partecipato in termini economici e abbiamo anche creato un IBAN per coloro che desiderano portare il loro contributo. Cioè la salute la si difende e soprattutto la si difende in tempi di difficoltà notevoli come può essere una guerra, come può essere un periodo in cui tutto salta, tutti gli equilibri saltano e la persona diventa sola, sola con la sua malattia e spesso senza farmaci.